Mi racconto in 3 minuti, ancora spazio alle donne. Noi siamo con Simona Frisella, Quality Manager di Commerce Sud. Ciao Simona. Ciao Cristiano. E allora Simona, tanto lavoro, ma una volta finito il lavoro, chi è Simona Frisella realmente? Beh, diciamo che sono una persona molto solare, che mi piace appunto ritagliarmi un po' di spazio per me dopo la vita lavorativa, quindi un po' di benessere fisico in palestra e poi arte culinaria, mi piace cucinare, quindi non vedo l'ora di arrivare poi a casa e cucinare qualcosa di buono. Allora, tu sei fidanzata? Sì, convivo, infatti oltre convivi. Che per me cucino per il mio compagno. Sei un'ottima cuoca? Sì. Diciamo, almeno dovrebbero giudicare gli altri, però mi reputo che me la faccio cavare. La tua specialità? Risotti. Ecco, come me, risotti. E dolci. Non sei una di quelle che lavora col bimbi, no? No, 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 no. No. Massimo la frusta elettrica. Massimo la frusta elettrica. E senti, Simona, caratterialmente che tipo sei? Sono una persona, ritengo di essere solare, trasparente. Mi piace sempre, diciamo, essere chiara, reputo che appunto poi massima fiducia e sincerità pagano sempre. Chiara, ti piace essere chiara? Sì, diciamo che mi piace mettere un po' i puntini sulle i. È un po' puntigliosa allora. Dipende, sì. Precisa. Precisa. Anche il mio ruolo lavorativo lo richiede un po' di precisione. E nella vita privata sei anche così col tuo ragazzo? No, in realtà no. Sono quando poi diciamo c'è un affetto divento molto morbida. Molto morbida. Sei una a cui piace uscire, piace stare a casa? Sì, entrambe le cose. Secondo me ci sta un po' di tempo a casa, a godersi anche quattro mura domestiche, però anche mi piace uscire, non in divertimenti di discoteca, però... No, non sei una che va a ballare? Magari, ho lasciato ai tempi degli enti. Basta. Ienta, facciamo altro. Senti, visto che sei così precisa e così chiara, qual è la cosa che ti dà più fastidio? Qual è la cosa che ti infastidisce di più degli altri? Quando si è vaghi. In che senso? Quando, anzi, sai, molte persone, anziché darti delle risposte precise, rimangono nel vago. E invece mi dà, diciamo che proprio per una persona come me, che vuole sempre delle certezze e dei dati quasi scientifici, avere quelle risposte vaghe, né sì né no, sempre sul limbo, un po' non mi danno appunto un punto fermo, quindi mi sento come se non ho ricevuto nessuna risposta. Ti faccio una domanda, sei una di quelle che guarda l'oroscopo la mattina? No, non ci credo assolutamente, sono scientifica. Sei scientifica? Cosa intendi per scientifica? Che tutto quello che non è computabile nella realtà per me non esiste. Per lei non esiste. Grazie Simona Frisella. Perfetto. Grazie, ciao.